Per chi è nato dopo il 1975, anno dell'unione tra le chiese metodiste e valdesi, l'integrazione è quasi scontata. Ma questa caratteristica era già nella mente di chi pensò alla cosiddetta unione per somma di valori? Questa unione nasceva 40 anni fa con un'ottica, con una visione di chiesa di un certo tipo, e anche questo sarebbe un tema bello da approfondire, ma anche nell'ottica di un donarsi reciprocamente qualcosa, cioè doveva essere un'unione che non nasceva per sottrazione, cioè tu lasci qualcosa di tuo, io lascio qualcosa di mio e ci troviamo grosso modo a metà strada, ma nasceva invece con l'idea che io potevo donare a te qualcosa che tu non avevi sottolineato più che altro, più di tanto, e viceversa. Io mi domando talvolta in che misura questo scambio di doni, per così dire, sia stato portato avanti, in che misura certi aspetti specifici della riflessione metodista sono stati, per così dire, accolti pienamente nella mentalità valdese e viceversa. Ecco, questa è effettivamente la domanda che rimane aperta a mio modo di vedere. Io continuo a credere, io lo dico sempre con gli occhi che mi brillano, che se riuscissimo veramente a interpretare pienamente questa somma di valori e caratteristiche saremmo una potenza, cioè proprio più di quello che siamo. Le nostre chiese io le amo moltissimo, ma diventeremmo ancora di più qualche cosa che potrebbe diventare ancora più irresistibile per le persone che ci incontrano. Guardando al futuro e guardando anche al modo in cui noi come Chiesa in Italia ci rapportiamo alle altre realtà evangeliche, in particolare del protestantesimo storico, io credo che sia importante valutare positivamente questa esperienza, perché altrove non è scontato che per esempio ci siano i rapporti di fraternità che già da noi ci sono con le chiese battiste, soltanto per fare un esempio. Si prova a raccontare questa strana cosa anche ai metodisti e presbiteriani che vengono da altre parti del mondo, dove non è così normale che riformati e metodisti pensino a un'unione organica, perché si considerano teologicamente abbastanza differenti e quindi la trovano strana, gliela dobbiamo spiegare. E allora, tanto siamo appassionati a spiegarla, meglio gliela spieghiamo, perché però quando la capiscono bene, ed è molto interessante che da parte di alcuni dei fratelli e sorelle provenienti dall'estero viene riconosciuto che in fondo il patto di integrazione, noi non ne abbiamo percezione, ha fornito il modello che ha reso possibile l'essere chiesa insieme, cioè è perché abbiamo concepito una unione di chiese fondata sulla unità nella diversità. Magari non l'abbiamo saputa sfruttare al meglio, ma formalmente ce l'abbiamo questo modello, come somma di valori e caratteristiche in cui ciascuno può mettere in campo quello che ha, che si porta dietro, però con l'impegno a metterlo al servizio degli altri, quindi non a concepirlo in una chiave di dialettica contrapposizione, ma al contrario, alimentarlo per renderci tutti più ricchi, che ha consentito di realizzare l'essere chiesa insieme come lo abbiamo, ci ha reso consapevoli della possibilità di pensare all'apertura delle porte della nostra chiesa come un ulteriore momento di trasformazione reciproca attraverso la somma dei valori e delle caratteristiche. Loro dicono, in fondo, il modello di essere chiesa insieme è il modello del patto di integrazione. L'integrazione oggi assume delle sfumature molto diverse. Non si tratta soltanto più di parlare di integrazione tra persone che si avvicinano provenendo da un background storico e teologico sicuramente differente, ma con delle comuni esperienze in quella che era, insomma, in Italia, ecco. Oggi l'integrazione si gioca anche molto su come credenti che provengono da continenti differenti sono capaci di parlare, di dialogare, di vivere la loro fede in un cammino comune. E in questo indubbiamente, io credo che statisticamente sia molto chiaro, nell'ambito delle chiese metodiste è molto evidente. Poi c'è da considerare il fatto molto semplice che probabilmente non avremmo questa realtà di chiese che abbiamo se non ci fosse stato il patto di integrazione, anche per il semplice motivo che una maggioranza, direi, di persone che oggi sono provenienti da altri paesi, che oggi sono inserite, in particolare dall'Africa e dall'Asia, in chiese valdesi e metodiste, molto anche in chiese valdesi, trasformandole abbondantemente, sono metodisti. È chiaro che se non avessero trovato questa realtà
non starebbero nelle chiese valdesi, avrebbero cercato forse le chiese metodiste italiane, forse si sarebbero create le loro chiese. E ve lo dico, è molto interessante la testimonianza del presiding bishop della Chiesa Metodista del Ghana, che ci ha spiegato che la politica della Chiesa Metodista del Ghana rispetto all'incoraggiare i metodisti ghanesi a inserirsi o meno nelle chiese dei paesi in cui si trovano cambia. E loro ci hanno detto: noi negli Stati Uniti incoraggiamo a crearsi le loro chiese. In Italia gli abbiamo detto: voi dovete stare nelle chiese italiane per due ragioni. Uno, perché il modello che trovate è perfettamente coerente con la possibilità di dare il vostro contributo. Due, perché l'Italia è un paese speciale, è un paese in cui conta stare fra protestanti, molto intelligente come lettura, l'ha ripetuta la loro conferenza quest'anno a cui ho partecipato, e quindi i protestanti devono stare con i protestanti perché l'Italia è un paese particolare. Ecco, quindi quello che noi abbiamo creato in fondo rende possibile anche poi avere queste cose, quindi è un frutto bello, uno dei frutti più belli, io credo, del patto di integrazione.